sono tanti i punti oscuri che non tornano in questa vicenda, che qualcuno o ha fatto finta di non vedere o non ha voluto dire niente. C'è il tempo che la Polstrada trova il cadavere, devono avvertire i poliziotti in cui faceva servizio là dove erano loro poggiati, devono avvertire la caserma di Catania, si devono organizzare tutti tra loro, come fanno in sola mezz'ora a fare tutto. E poi c'è quella ferita all'orecchio destro, di cui i familiari si accorgono subito una volta giunti all'obitorio di Crotone. Aveva un girotto sull'orecchio, mi sembra questa parte. Se andiamo a guardare tutti gli effetti personali del Verdura, non è una ferita, un graffio, lui diceva, sotto l'orecchio, perché tutta la bengaria del Verdura è piena di sangue. Quindi quello che dicono loro io non ci crederò mai. Tutte le perizie finiranno solo con il concordare sulla circostanza che il cuore di Salvatore abbia ceduto, ma nessuna ispezione cadaverica, né la resumazione della salma, né l'esame autoptico effettuati solo 6 anni dopo la misteriosa morte, faranno piena chiarezza sulle origini di quella lesione. La CIDA si vede in onda tutti i giovedì alle 13.30 e alle 20, ma potete rivedere le puntate sul sito www.lactv.it e potete scriverci al nostro indirizzo email dossier@lactv.it.